start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Iconey Island e Earthlock Adventure, dagli stessi sviluppatori di Earthlock, un gioco che io però non ho mai giocato, era un'avventura, insomma, con combattimenti a turni, se non ricordo male, e nel 2024, all'inizio del 2024, uscirà Earthlock 2. Questo invece è un'avventura più simile a un Animal Crossing, ma con la presenza anche di mostri, insomma, pirati e cose varie. Lo proviamo insieme, il gioco è uscito ad agosto, il 18 agosto 2022, ed è ancora tuttora in Early Access, ma ai tempi, ad agosto, veniva promesso che sarebbe stato rilasciato il multiplayer, e il multiplayer è stato rilasciato, quindi potete fare join game e quindi unirvi a uno dei vostri amici, insomma. Abbiamo le option con tutto a posto, attiviamo solo il frame rate limit e il V-Sync, perché potrebbe creare qualche problema grafico, almeno così fa a me. Control option, potete giocarlo col pad, ha un supporto completo, il gioco costa 15 euro, 14 euro e qualcosa. Ho deciso in questo caso di provarlo insieme a voi, quindi non farvi vedere qualcosa di già avanzato. Quindi diciamo giusto per crearvi un'idea, se le premesse per voi sono buone potrete pensare magari a un acquisto. Il gioco non è purtroppo in italiano, quindi cercheremo di tradurre. Ero al porto, non chiedetemi perché, ma io ero lì e ho visto tante piccole facce, ho sentito la loro tristezza, voglio dire, non mi chiedo e non riesco a leggere. Comunque i pirati sono arrivati e mi hanno preso e erano tutti arrabbiati e c'erano, ma sono le gabbie come animali e orfani. Non ci hanno, ma loro li hanno. Mi sono sentito triste, insomma, va bene. È fatto tutto in stile fumettoso, bambinesco, ma con tematiche più serie, insomma. Perché poi appunto ci sono nemici, ci sono pirati. Gli orfani hanno visto i pirati hanno visto gli orfani, insomma. E questi qui che stavano osservando i pirati, insomma, e si sono nascosti, sono corsi via, ha cercato di scappare dai pirati che volevano prendermi. Mi baso anche sulle immagini, insomma, però il testo è molto veloce. E hanno aperto praticamente una fiaschetta, è uscito un fumo blu e questo fumo li ha spinto la loro vela via. Cos'è più divertente di fuggire per la batteria in ritirata per la tua vita? Vabbè, classico, naufragio. Insomma, tutti i giochi di questo tipo iniziano in questo modo, col naufragio su un'isola, quindi la ripartenza da zero. Ci sarà il crafting, ci sarà la possibilità di pescare. Siamo a Drowning Sands. Ok, come dicevo, il gioco ha supporto completo per il pad. Possiamo commerciare, tradare con gli altri membri dell'equipaggio. E, come dicevo, il gioco in Early Access, ma è stato rilasciato il multiplayer e il rilascio del gioco è l'Early 2023, quindi tecnicamente potreste trovarlo magari a breve in versione definitiva. Più lingue? Non lo so. Earthlock è stato tradotto, a quanto mi ricordo. Stranieri, ma come? Questo non è il posto giusto, insomma, per trovarti se tu, anche se tu sei naufragato qui. Non sono una rana parlante, perché infatti c'è la rana, sono una statua parlante attraverso una rana. Per prendere una rana o qualsiasi altra cosa, premi il destro. Hai dimenticato come raccogliere? Se vedi. Ah, ok, devo raccogliere la rana col tasto destro, ok. Posso raccogliere le varie cose sull'isola. Credo sia un titolo con una
calma di fondo, ma con anche dei combattimenti, insomma. Devo metterci una rana sopra, quindi premo 1 e la uso, ok? Col tasto sinistro. E maleducato sveglia qualcuno da un sonno, compagno. Sei bloccato, hai bisogno di qualcosa per distruggere quei rovi. Qui, prendi questo. Apri il menu con I e seleziona crafting menu e crafta, l'accetta, ok? Quindi abbiamo, diamo un'occhiata anche ai menu così almeno vi fate un'idea. Abbiamo il crafting, abbiamo la mappa, Iconei Island, che è questa. Credo che non ci sia altro. Abbiamo le quest, Castaway. Abbiamo gli achievement, quindi vabbè, classici, bel completismo. I control option per il pad e la tastiera. Abbiamo i tutorials e le option, language option, inglese, ovviamente, come avevo già annunciato. Allora, mi chiedo scusa ancora perché è una fase in cui sto registrando pochi video, ma quelli che registro sono tutti con me raffreddato, mi spiace. Craftiamo i tools, ok, ce l'ha messo qui, vedete che adesso possiamo usarla. Ok, abbiamo liberato lo spazio. A Q-Place, bellino, lo possiamo... Vedete, possiamo rotate, cancel, ok. Allora, continuiamo l'exploration, perché ci sono vari punti di domanda. Voglio tornare indietro a vedere, belle anche le impronte. Il gioco, comunque, calcolando il fatto che lo potete giocare anche con gli amici, non è male a livello di prezzo. E qui? Io raccolgo. Allora, qua c'è un punto di domanda. Qua è bloccato. Serve un martello. La classica progressione un po' alla... come si dice? Alla... mannaggia, non mi ricordo. Vabbè. Con tanto backtracking, insomma. No, vabbè, questa ci avevamo già parlato prima, quindi credo che non ci sia niente. La Skylanders, ecco. Dove quando hai l'oggetto puoi sbloccare la zona, così via. Mi mancano, conosco talmente tanti giochi che mi dimentico i titoli. Allora, nuova ricetta scoperta. Vediamo un po' che cosa abbiamo scoperto come crafting. Leaf Blade, la lama. Mi mancano foglie però. Devo recuperarla. Aspetta che prendo la rana, che si sa mai. Preso foglie, 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 foglie. C'è un nuovo volante. Cos'è? Ah, fugge via. Don't incense. Ok, allora, vediamo un attimo. Crafting, left blade, no, mi sembra un branch, un rametto. Vediamo se riesco a fare, ok, così. Qua c'è un fuoco. No, posso colpirli? No. Questo forse. No, mi manca il ramo per fare la lama di foglia. Ok, dovrei averlo preso adesso. Allora... fatta. Ah, ma ne avevo già fatta una, vabbè. Cos'è? Per sconfiggere le piante. Quindi combattiamo con questa cosa improponibile. Va bene. River o Pastures? Prendi la rana. Ok. Prendo un'altra rana. Che questo è l'unico modo per far parlare il tutorial. Quindi andiamo a selezionare la rana, la uso. Vedi quegli oggetti sul ponte? Quell'oggetto sul ponte? Devo ricordarti come recuperarlo? Puoi prendere oggetti a distanza usando Q. Ah, e ricorda di avere sempre uno slot selezionato sull'action bar. Se non vuoi aggiungerlo alla pila. Ok, Q. Ah, l'ho preso così? Proprio... Vabbè. Ma che cos'è che ho preso? McArms. Ok. Abbiamo preso quello.
Va bene. Ma quindi adesso l'ho preso e poi? Ah, c'è mille grazie. Ora posso godermi la vista di questo ponte rotto. Va bene, tutto qui? Vabbè, diamo un'occhiata qua a cosa c'è. Intanto seleziono. No, serve un martello. Mi spiace. Ah, ok. Col tasto centrale del mouse potete passare da una barra veloce all'altra. Ok, prendo tutto. Non capisco. Questo cosa posso farci, ma stiamo tornando indietro. Ok, nuova ricetta scoperta. No, ma io voglio capire questo, che cosa. Vabbè, vediamo che nuova ricetta abbiamo fatto, se abbiamo trovato il martello. Vediamo. Hatchet Sand Castle. Che cacchio me ne faccio io? Del castello di sabbia. Che poi ci sono anche queste stelline che non capisco a cosa servono. Vediamo se sul ponte si può fare qualcosa. No. McCarms. No. Andiamo a vedere qui, vedete c'è pesce, potete pescare poi con il tool. Si potranno poi piazzare gli oggetti sul terreno. E il problema è che siamo bloccati e di là ce n'è un altro. Beh, io recupero la roba in giro. Vediamo un attimo qua, nelle quest. The Mac, find a player, ok. Esplora l'isola, trova un altro modo per attraversare il fiume. Ok, fatti strada attraverso i cespugli. Quindi devo attraversare il fiume, ma non con il ponte, ma trovando un altro passaggio. Quindi tecnicamente dobbiamo passare di qua. Sì, c'era scritto anche qui a sinistra, adesso non può pirla. Ok, rana. Quindi ranocchio. Sei bloccata ancora? Hai bisogno di qualcosa per rompere le corde. Prendi questo martello. Ok, grazie. Nuova ricetta scoperta. Quindi tecnicamente noi possiamo mettere. Vabbè, intanto hammer possiamo fare. È brutto che cliccando me lo crafti già. Quello mi dispiace. Ok, prendiamo il martello. Hanno due abilità gli oggetti, molto interessante perché vedete che c'è la barra sotto. Si va avanti, qua c'è uno slime, quindi prendo questo, che si sa mai che gli slime si debbano combattere. Ok. Un inventario pieno, non ho uno zaino, non ho niente. Ah, tra l'altro dovrei tornare indietro che c'era quell'altra parte di Mac da recuperare, quindi prima cosa che facciamo andiamo di là. E la recuperiamo usando il martello che adesso ci ha sbloccato la possibilità di accedere praticamente ovunque. Sì, poi ovviamente non, come ho detto, lo scopriamo insieme il gioco, anche per capire se può piacervi. Ma ovviamente è un gioco che per magari sbloccare tutte le varie funzioni, sbloccare comunque le funzioni principali del gioco, vi chiederà 5, 6, 7 ore. Ricordiamo inoltre che non è un gioco finito. Diciamo che leggendo su Steam dichiaravano già la maggior parte delle cose giocabili con il gioco base in Early Access, quindi dobbiamo usare questo, dice. Ma come? Place? Ma scusa, io lo martello, dice. No, c'è bisogno di.
No, evidentemente no. Quindi vabbè, niente. Andiamo avanti di là. Chi se ne frega. Volevo essere completista, fare step by step la quest del coso lì. Ricorda di craftare se... Ok, se uno si rompe, quello l'avevamo già capito. L'inventario è un po' piccolino, perché appunto sono solo due, ma va bene. Adesso, il fiume è attraversato. Ma siamo dall'altra parte, ma non ci possiamo fare granché. Io raccolgo. Che poi, tra l'altro, non è neanche il primo gioco con questa tematica, come ho detto all'inizio, perché il naufragio, l'inizio del crafting, l'avevo visto in almeno 3-4 giochi. Ok. Così tante rane su quest'isola, niente da fare. Ok, su. Ma ci sono anche tante statue. Me ne è stata una più grande delle altre. Molto strana. Ha sussurrato, per favore aiuta l'isola. Cioè, noi controlliamo un personaggio, ma in realtà siamo naufragati in quattro. Lo scudo di nuvole protegge questo posto, lo tiene al sicuro, segreto. Ma lo shield, lo scudo è rotto e il suo santuario è caduto. L'isola è rivelata, invasa. Ripara i santuari e la pioggia smetterà. Ricostruiscili i santuari e lo scudo si curerà e tornerà a nascondere l'isola. Ripara gli santuari, salva l'isola per favore. Ok, questa è la tematica principale. Io conosco una so di una quest eroica quando ne sento una. Vabbè, insomma, è molto veloce, io ho bisogno di più tempo per leggere, mi dispiace, sono lento in inglese. E come dice anche qualcuno di voi, anche scarso. Ripristina il santuario e ritorna. Ok, va bene. E come lo ripariamo il santuario? Vabbè, il santuario non è lì. Vabbè, intanto siamo entrati nella zona centrale. Bellina la divisione in settori, dove ci segna anche dov'è il santuario da riparare. Quindi vediamo se riusciamo. La riflessione è utile il multiplayer in questo caso? Non lo so, onestamente potrebbe essere per i fissati quelli del multiplayer, ma secondo me non è indispensabile. Ok, benvenuto al Festival Plateau, il cuore pulsante dell'isola. Ok, niente, poi... va bene, sì, va bene, ok. C'è un'altra rana qua. Ah, poi siamo arrivati tra l'altro al santuario. Ok, questo è il santuario. Beh, è un santuario rotto attualmente. Guarda pietra intorno, le sue braccia, insomma, c'è un altare di costruzione. Tagli gli item che richiedono e il santuario sarà ripristinato. Ok, vediamo un attimo, dobbiamo dargli... rock, fine sand e long grass. Vediamo un attimo se abbiamo qualcosa. E ci darà uno sleeping mat, quindi un tappetino dove dormire, un cuore extra, perché in alto a sinistra vedete i cuori modello Zelda, e una location di fast travel. Quindi la sabbia ce l'abbiamo e gliela diamo. Gli diamo dell'erba alta che abbiamo e delle rocce che abbiamo. Belline le animazioni e anche i suoni. Perfetto, siamo stati ricompensati per aver attivato il santuario e tra l'altro anche smesso di piovere. Molto bene.
Puoi teletrasportarti ai santuari da ovunque tu voglia. Il ciclo delle nuvole è iniziato. Sarà soleggiato per un po', ma presto diventerà scuro. Ti suggerisco, infatti abbiamo un cuore in più, di farti un letto. Dormire è un ottimo modo per recuperare vita e ti farà progredire nel giorno. Se tu dormi di notte diventerà giorno, insomma se dormi di giorno diventerà notte. Perfetto. Molto interessante perché c'è anche l'ora e sono le 6 di mattina. Adesso io onestamente non saprei dove andare. Adesso io posso piazzare. Mi ha dato il letto, quindi credo mi abbia dato il letto, no? No, posso fare il fast travel e va bene. Ho riparato abbastanza. Ok. Ah, ok, possiamo passare nella zona. Però ci sono ancora tante cose da esplorare qua. L'ora passa velocissima, tra l'altro. Ma non ho trovato gli oggetti che possiamo mettere. Q-Place. Ah, ok, no, 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 niente. Per prendere le cose a distanza. Sì, direi che a questo punto possiamo tornare indietro. Qua serve una rana. Puoi attivare alcuni degli altari di costruzione intorno a questo posto. Reagiranno alla tua presenza alzando le braccia, pronti per. Ok. La mappa ti mostrerà i luoghi di costruzione. Ok, quindi qui che cosa. Plank, long grass e rock, quindi rock, long grass. La plank non ce l'ho. Mai qui per terra. Quindi la posso piazzare. Due però. Ne vuole due. Quindi, vediamo se lo trovo. È sicuramente un gioco a cui bisogna prestare molta calma, molta attenzione, molta pazienza, perché la progressione è davvero lenta. E si vanno a sbloccare via via le cose. Il prezzo non è altissimo e se vi piacciono giochi di questo tipo, secondo me, io vi consiglio di prenderlo, nel senso che probabilmente a breve uscirà in versione definitiva e potrebbe aumentare di prezzo. Secondo me è un gioco che potrebbe arrivare ai 20-25 euro, se non 30. Ipotesi mia, però le recensioni su Steam sono buone, quindi le fasi più avanzate sono senz'altro interessanti, calcolando che lo potete giocare in due. Questa era una, diciamo, una prima dimostrazione. Poi, in realtà, aspettate che ci sono i rovi qui. E c'è qualcosa qua. Perché poi si combatte anche, andando avanti. Ok. È possibile che un bambino abbia ripristinato il santuario? Puoi vedermi? Io posso sentirti, sono Sariel e sono contento di parlare con qualcuno, di condividere la mia conoscenza druidica di druido, insomma. Ci sono bellissimi giardini qui vicino, ora è tutto cresciuto e tenuto male. C'è una cesta, c'è un forziere da qualche parte dove io tengo le cose da giardinaggio, puoi trovarla. Posso mostrarti come usare i tool per creare il tuo giardino personale. Ok, qua si fa intrigante perché inizieremo a agire con il territorio, iniziare le nostre coltivazioni. Eccolo qua, il chest, open chest, bellino perché qua troviamo. Vediamo se riesco a trovare il tasto per fare il trasferimento diretto. Ok, ho preso un po' di cose che non so cosa ho preso. Ah, l'annaffiatoio e la zappa. Ok, gli parlo. Prepara con la zappa, pianta e poi. Quando ci sono grandi fiori, saranno impollinati.
usa il tuo pollen bag per quando i frutti crescono. Perfetto. Quindi dobbiamo piantare. Vediamo come ultima cosa la meccanica di per piantare. Bellino che fa via l'erba. E ovviamente ci seleziona anche il terreno. Quindi piantiamo le due piante. Una e due. E poi la bagniamo anche. Vediamo se possiamo. Devo tenere premuto, ok, e la bagna ed esce il simbolino, diventa un Farmville praticamente. Perfetto. E adesso? E poi dobbiamo usare la sacca, che tra l'altro è questa, quindi l'abbiamo nell'altro inventario, per raccogliere i frutti quando questi crescono. Possiamo togliergli la radice, ma al momento non ha senso. Voglio vedere qua che cosa si può fare. Eh no, qua serve qualcosa che non abbiamo. Intanto allora continuiamo a tagliare i rovi e puliamo. Che cacchio. Sì, qua abbiamo già preso tutto, quindi non c'è più niente. Però posso col tasto destro, tenendolo premuto, sollevare e prendere il forziere e piazzarlo magari qui. Con Q place lo piazzo, posso ruotarlo col tasto A, carino, e poi lo piazzo e ho il mio. Basta, no, non volevo piazzare questo. Prendi l'accetta, ok, accetta l'accetta. Non c'è il, ha detto che ci davano il coso per dormire, ma onestamente io non mi l'ho visto. Dovrei bagnarli di nuovo. No, ma sono già bagnati. Vediamo un attimo. È questa. Il fantasma trova un modo per parlare con il fantasma. Trova le cose che contengono tool di giardinaggio. Sono raffreddatissimo. Allora, è luna di pomeriggio. Qua possiamo passare con il martellon. No. No, serve qualcos'altro. Non si passa. E niente, è tutto bloccato. Dobbiamo aspettare la crescita. Posso fare... Probabilmente ci è andato la ricetta. E infatti... Rogue Thread. E che cos'è Rogue Thread? Eccolo qua. Ok. Allora me lo crafto. Vediamo un po'. Sì, era una ricetta di crafting allora. Rogue Thread 4. Mannaggia. Devo prendere erba alta. Devo trovare in giro erba alta. Ne serve tanta. C'è un sacco di roba da prendere poi nel giardino. Sì, è un click forsennato. Ok, dai, raccogli. Vediamo se riusciamo a farla adesso. Rogue Thread. Mannaggia. Me ne servono 4. Erba alta mi serve come se piovesse. Allora, niente, dai. Andiamo di là. Vediamo se riusciamo a ottenerla in qualche modo. No, sto prendendo solo foglie qua. Non si può tagliare dove si vuole, ma solo sugli spot che ci vengono segnati come tagliabili con... avendo la rana, che è utile sempre. Presi 2, 3. Servono ancora una decina. Di qua. No, ok, no, questa è una zona un po' più avanzata, bisogna scalare la montagna. E... dai che forse riusciamo a farci le erbe che ci servono.
Forse. Vediamo. Perfetto, forse riusciamo a farci il matto adesso. No? Long grass me ne mancano due. Due ne mancano, eh. Mannaggia, sembra fatto apposta. Dai, dai, che ce la facciamo. Giro premendo il tasto destro del mouse, sperando di trovare delle cose... Ok, l'abbiamo fatta. Vediamo se dobbiamo raccogliere la pianta, no? Ma io adesso ci piazzo. Devo fare il sleeping mat, perfetto, che piazziamo e poi proviamo a dormire e vediamo. Adesso tanto arriva la notte. Si può già raccogliere, no? Allora mettiamo il letto, che è questo. Place. Metto qua. Così. Basta. Q sleep. Sono 5 di pomeriggio, vabbè. Sono le 11 di sera. Dormi ancora? No. Sorry. Ah, non si può dormire ancora. Vabbè. Dobbiamo prendere col sacco. Vediamo se si può. No, non si può ancora raccogliere. Ragazzi, questa è la base di questo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao.